Buongiorno, sono Andrea Sorrentino, vice direttore di giornalistinell'erba.it e adesso siamo con la professoressa Maria Grazia Antonella, docente entusiasta, possiamo dire, di Giornalisti nell'Erba, Molto entusiasta. di questo progetto. Siamo arrivati alla conclusione, lei ha seguito tutti e quattro i workshop, un pochino un bilancio come hanno reagito i ragazzi, quali sono state le difficoltà che ha riscontrato, c'è stata curiosità da parte dei ragazzi, Giornalisti nell'Erba è un progetto che stimola la curiosità dei futuri giornalisti, dei ragazzi, può essere un metodo utile di insegnamento? Allora, sicuramente Giornalisti nell'Erba è stata un'esperienza meravigliosa, sia per me che sono stata la docente referente, ma soprattutto per i ragazzi che hanno partecipato, anche se devo dire chi più chi meno, con interesse ed entusiasmo. Ovviamente tutto parte da un mio amore per le tematiche ambientali, quindi un mio interesse personale, per cui da questo siamo partiti per appunto approfondire sempre di più varie tematiche, non solo le tematiche trattate qui a Giornalisti nell'Erba, ma anche tematiche scolastiche che potevano riagganciarsi a tutto ciò. E la mia speranza è che anche in futuro i ragazzi vogliano partecipare a queste iniziative, anche perché il concetto stesso di sostenibilità si fonda sull'amore per le generazioni future, sul lasciare il nostro pianeta intatto come ce l'abbiamo più o meno oggi anche a chi verrà dopo di noi. Per cui io nel mio piccolo cerco di seminare proprio questo concetto. Cos'è che le è piaciuto di più di Giornalisti nell'Erba? Proprio l'elemento che le è piaciuto di più che ha fatto sì che lei dicesse io partecipo e faccio partecipare la mia classe. Beh, innanzitutto mi è piaciuto il fatto che l'università si sia preoccupata dei più piccoli, perché molto spesso queste tematiche rimangono confinate appunto tra i grandi, tra le persone, cioè, insomma, sul tecnico, insomma, rimanga troppo sul tecnico questa cosa, e devo dire se posso permettermi, è un piccolo difetto che ho trovato nell'iniziativa, cioè spesso chi parlava non si rendeva conto che aveva un uditorio di persone non preparate ad alti livelli, ma doveva quindi cercare di abbassare un po' i toni e di far arrivare le informazioni ai più piccoli. Però devo dire che Giornalisti nell'Erba comunque ha cercato di portare il mondo universitario, il mondo tecnico-scientifico anche ai più piccolini, che così hanno potuto assaggiare un pochino quello che gli aspetterà nel futuro. Perfetto, grazie.